dottoressa, quest'oggi una simulazione di soccorso in mare che vede insieme prefettura, coordinare le attività della Guardia Costiera, altre forze dell'ordine 118. Allora, la prefettura ha aderito al gioco esercitativo organizzato dalla Direzione Marittima, quindi dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Ogni anno viene organizzata, l'ultima edizione però nel 2020 è saltata a causa del Covid. Questa AirSub Sarex 2021 vede la Capitaneria di Porto che coordina le operazioni di soccorso a mare di un aereo di linea che diciamo ammara nel Golfo di Napoli, 40, con 40 passeggeri più 4 di equipaggio, e dopo le operazioni di soccorso, la prefettura invece coordina le operazioni di soccorso a terra. Soccorso in mare, soccorso a terra, protagonista con voi anche il 118 quest'oggi. Sì, assolutamente, come potete vedere il 118 è coinvolto per tutta la parte che riguarda il soccorso, il primo soccorso dei feriti che giungono a terra. La prefettura ha coordinato e sta coordinando tutta la parte viabilità e tutta la parte a terra di quello che è il dopo quando i feriti giungono in banchina. Comandante, in ultimo il 118, la Croce Rossa c'è anche il supporto psicologico però. Sì, assolutamente, il supporto psicologico che viene allestito sia in centrale operativa della Capitaneria di Porto, sia presso l'aeroporto, dove naturalmente i familiari, in questo caso, sarebbe il primo posto dove vanno per chiedere informazioni e che naturalmente avrebbero bisogno di supporto psicologico. Nel concreto, qual è un esempio di ferito che realmente soccorrete in mare? Ma questo è difficile prevederlo, però questo tipo di incidente, le ferite che potrebbe avere una persona sarebbero veramente molto gravi, quindi le condizioni sarebbero molto gravi e in questo caso è assolutamente fondamentale la tempestività nel soccorso. Incidente a bordo. Incidente a bordo. Incidente a bordo è sicuramente una situazione che sarebbe molto grave. Poi ricordiamo che a bordo le persone possono essere colti anche da malore. Assolutamente sì, assolutamente, perché c'è anche una parte di shock emotivo nell'incidente. Anche chi non ha ferite fisiche comunque sarebbe scioccato e quindi in condizioni di non agire in maniera lucida.